A cena sul lungomare arrestato Emilio Fede, il noto giornalista, era in compagnia della moglie in via Partenope a Napoli per festeggiare l'89esimo compleanno. Fermato da due carabinieri in borghese, accusato di aver evaso i domiciliari. È stata una cosa terrorizzante, mi hanno trattato come il peggiore dei criminali. Duello Caldoro-De Luca, ma il lite sulle liste. Subito dopo l'intesa del centrodestra per le regionali in Campania, Lega e Forza Italia i ferri corti sulle candidature. Salvini avverte, ottimo nome, ma pretendo pulizia nelle liste. Bocciati Cesaro, gli azzurri non ci stanno e replicano. La Lega pensi ai guai in casa loro. Casalesi, sequestrato il tesoro del clan. La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato beni per oltre 22 milioni di euro a 5 appartenenti al clan dei Casalesi e al gruppo dei Guarnera di Acilia. Il gruppo criminale gestiva il business delle slot machine. Il sindaco Virginia Raggi esulta, fuori la malavita dalla capitale. Precipitano nel burrone, tragedia nel Salernitano, incidente mortale sulla provinciale tra Siano e Bracigliano. A perdere la vita una donna di 42 anni. Il figlio che guidava l'auto, precipitata per oltre 100 metri e in gravi condizioni. Lutto cittadino a Castel San Giorgio. Benevento verso la A, si prepara la festa del capoluogo sannita contro la rovescia per la promozione in massima serie che può arrivare già venerdì a Empoli. La prefettura lavora al piano sicurezza, ma Stella invoca responsabilità. Il presidente Vigorito loda i tifosi per il sostegno alla squadra. Isochimica ancora morti e il processo è fermo. L'ennesima vittima della fabbrica dei veleni ad Avellino, un ex scoibentatore che ha perso la sua battaglia. Intanto il procedimento giudiziario in corso a Napoli è fermo da 4 mesi. Il grido dei familiari delle vittime: non dimenticate i nostri cari. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e, come avete sentito, in primo piano c'è la notizia che ha fatto molto scalpore, che riguarda l'ex direttore del TG4 Emilio Fede, che è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri sera Fede stava cenando sul lungomare con la moglie, l'ex senatrice Diana De Feo, in occasione del suo 89esimo compleanno. Fede non avrebbe atteso l'autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli. L'ex direttore del TG4, sottolineano fonti a lui vicino, avrebbe comunicato il suo spostamento ai carabinieri di Segrate. È stato terrorizzante, mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali. In un ristorante si sono presentati un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con 3 militari, come se fossi il peggiore dei delinquenti, ha detto all'ANSA Emilio Fede. A seguito di una condanna, Emilio Fede, dopo aver scontato 7 mesi ai domiciliari, avrebbe dovuto completare la pena inflittagli con 4 anni di servizi sociali. Adesso la politica, elezioni regionali, alta tensione nel centrodestra, Lega e Forza Italia litigano sulle candidature. Salvini dice no agli impresentabili, ma gli azzurri non ci stanno. Vediamo. Nemmeno il tempo di ufficializzare la candidatura dopo l'intesa siglata dai leader nazionali che i partiti di centrodestra già litigano sui componenti delle liste da affiancare a Stefano Caldoro. Ad aprire le ostilità è il leader della Lega Matteo Salvini, che ha parole di stima per Caldoro ma pretende, le sue parole, liste di qualità. È tempo di dire basta all'egemonia dei Cesaro in Campania, alla posizione del carroccio rappresentata dalla guida del partito in regione, Nicola Molteni. Nel mirino dei salviniani anche altri nomi, come Monica Paolino, moglie dell'ex sindaco di Scafati, indagata per voto di scambio, e Anna Rita Patriarca, sindaco del comune di Gragnano, sciolto per infiltrazioni malavitose. Diktat che non sono piaciuti agli alleati, e la reazione di Forza Italia attraverso il coordinatore regionale Domenico Desiano è rabbiosa. La Lega pensi ai guai di casa sua. L'esponente azzurro cita Nenni e ricorda come i forzisti siano animati da garantismo vero. Insomma, Forza Italia fa quadrato non solo su Caldoro ma anche sui nomi e deve fare i conti con le ambizioni della Lega, che indicherà sicuramente il vicepresidente regionale e avrà la priorità sull'indicazione dei sindaci alle prossime amministrative, a cominciare da Caserta e Benevento. Al sud saremo il primo partito del centrodestra, il guanto di sfida lanciato da Salvini e gli alleati, che poi annuncia una campagna elettorale sul territorio campano. Ma è impensabile, ha rincarato la dose il segretario leghista, che io possa fare comizi con un Cesaro al mio fianco. Più spazio ai tavolini. Il Consiglio Comunale di Napoli approva l'atto bocciato dalla TAR, Dema sfida De Luca. Secondo i giudici amministrativi quella concessione non poteva passare attraverso un'ordinanza.
Il TAR aveva bocciato l'ordinanza del sindaco e così Dema ha portato la questione in consiglio comunale. Con l'approvazione di una delibera ad hoc adesso non ci sono più motivi ostativi. Il tavolino sarà libero per tutti. L'ordinanza bocciata dal TAR, spiegano sindaco e giunta, non sarebbe illegittima. Il problema era nella forma. Ieri il passaggio per l'aula c'è stato con 21 voti favorevoli di tutta la maggioranza e la giunta del consigliere Guangi di Forza Italia con l'astensione di Italia Viva. Per il sindaco De Magistris è un atto dovuto a sostegno delle attività economiche. Sono provvedimenti punitivi, insensati, illogici e hanno creato quel clima anche che, mentre noi cerchiamo di favorire una ripresa della città, una coesione sociale, il rispetto di esigenze che sono anche differenti le une dalle altre, l'ho detto, anche lo stesso episodio di Piazza Bellini, non voglio entrare nel merito della vicenda eccetera, ma l'esasperazione data anche dal fatto che quando c'è un'incertezza normativa, uno dice una cosa, uno dice un'altra, si può fare o non si può fare, ma perché dobbiamo... Cioè la criminalizzazione del cittadino e dell'operatore economico è frutto di una, della politica del lanciafiamme. Io credo che lui sia completamente distratto ovviamente a fare questi incontri politici che immagino, come dire, l'entusiasmo che creino, perché se vedo le persone che si uniscono a quel tavolo, meno male che non ci siamo. Quindi noi siamo proiettati sulla città e proviamo anche, come dire, a ricostruire un clima di coesione e di ripartenza. Nessun accenno ai residenti che in questa delibera registrano una violazione del loro diritto alla viabilità su strade spesso completamente occupate dai tavolini. E adesso la cronaca, colpo al clan dei Casalesi, sequestro da 22 milioni di euro tra i business del sodalizio, quello dell'imposizione delle slot machine in provincia di Roma. Plaude la sindaca Raggi che in un tweet commenta: via la mafia dalla capitale. 9 edifici tra cui ville e un terreno a Roma, in provincia dell'Aquila, il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale di 7 imprese, 2 auto di lusso, 2 moto e rapporti finanziari per un valore di oltre 22 milioni di euro. Sono i beni che i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno confiscato a 5 membri del clan dei Casalesi, gruppo Iovine, e al contiguo e autonomo gruppo Guarnera di Acilia. Il blitz delle Fiamme Gialle è scattato dopo il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Roma, provvedimento divenuto definitivo dopo la sentenza della Cassazione. La confisca arriva dopo le indagini dei finanzieri nel settore delle slot machine svolta nell'ambito dell'operazione Criminal Games dell'ottobre del 2013. Un'indagine che ha portato all'arresto di Mario Iovine, Sergio e Sandro Guarnera, Franco Crispoldi e Arben Zogu. Sono ritenuti responsabili dei reati di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni e illecita concorrenza con minaccia o violenza. L'acquisizione delle slot machine era una pratica che veniva imposta agli esercizi commerciali del territorio di Acilia. I titolari di bar o attività che si opponevano venivano minacciati o rimanevano vittime di azioni violente. Mario Iovine aveva progressivamente esteso le sue illecite attività nel settore dalla Campania al Lazio, coinvolgendo soggetti operanti e ben inseriti nell'ambiente. Il tutto utilizzando un braccio armato e violento composto dai cosiddetti pugilatori. E in un tweet ringrazia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rimarcando i pericolosi intrecci malavitosi tra la mala campana e quella romana. Un giro d'affari milionario, quello sgominato dalle Fiamme Gialle, per un'operazione a cui plaude il sindaco che nel suo post rimarca: fuori la mafia da Roma. Adesso ancora cronaca, torna il sangue sull'asfalto, incidente mortale nel Salernitano, un'auto è precipitata sulla provinciale tra Siano e Bracigliano per oltre 100 metri giù in un burrone, a perdere la vita una 42enne Ida Bocchino, gravissimo il figlio di soli 21 anni. Un tragico volo di oltre 100 metri nel vallone che si trova sulla strada provinciale che collega i comuni salernitani di Siano e Bracigliano. Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 20. A perdere la vita Ida Bocchino, 42 anni, in auto con lei c'era anche il figlio 21enne Ciro Rinaldi, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno in gravi condizioni. Avrebbe avuto, dopo il ricovero, un arresto cardiaco. Il conducente pare che alla guida ci fosse proprio il 21enne,
avrebbe perso il controllo della vettura che viaggiava in direzione Siano, finendo prima contro una grande cancellata di ferro per poi precipitare. Al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Siano e della compagnia di mercato San Severino, le ambulanze della Misericordia di Siano e la Solidarietà di Fisciano, Protezione Civile e i vigili del fuoco che hanno recuperato il giovane in elicottero. Presente anche il sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno. Purtroppo è un brutto, tragico incidente. Cosa ho visto? Nient'altro che la macchina lungo il burrone a circa 150 metri dalla strada, capovolta, ma c'erano già i soccorsi quando sono arrivato io, sostanzialmente. La strada è pericolosa fino a un certo punto, è abbastanza larga, la sede stradale è ottima, ma chissà che sarà successo per o eccesso di velocità oppure qualche malumore sicuramente. Intanto oggi giornata di lutto a Castel San Giorgio, dove viveva Ida Bocchino con il compagno e il figlio, mentre si prega proprio per il giovane. Ancora cronaca, erano diventati l'incubo delle coppiette che si appartavano sul Vesuvio, fermati 4 rapinatori. I carabinieri hanno fermato nello specifico un 20enne di Volla, già noto alle forze dell'ordine, e 3 giovani incensurati di età compresa tra i 19 e i 22 anni, tutti ritenuti gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata in concorso. I colpi sono stati messi a segno durante la notte tra il 17 e il 18 giugno scorsi e il luogo è sempre lo stesso, l'osservatorio vesuviano di Ercolano. I 4, approfittando del buio pesto e dell'isolamento della zona, hanno agito in questi luoghi frequentati abitualmente da coppiette e turisti. 2 le coppie finite nel mirino dei rapinatori. Utilizzando come arma una chiave inglese, i 4 hanno accerchiato una coppia che era appartata nella zona. Temendo gravi ritorsioni, i 2 ai 4 hanno ceduto uno smartphone. Ma non ritenendosi sufficientemente appagati dal bottino, i 4 hanno rapinato una seconda coppia a cui hanno sottratto del denaro contante. I carabinieri, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e ai controlli effettuati, hanno facilmente identificato i 4 rapinatori che sono finiti ai domiciliari. Adesso ci spostiamo nel Sannio a Benevento e conto alla rovescia per il passaggio alla massima serie della squadra di calcio, che potrebbe conquistare la certezza matematica della A già venerdì nella trasferta di Empoli. Intanto il sindaco Mastella invita a festeggiare con responsabilità e la prefettura è al lavoro per un piano di sicurezza. Vigorito loda i tifosi capaci di sostenere la squadra. Maria Teresa De Lucia. Potrebbe essere il 26 giugno 2020, la data magica per il Benevento Calcio. La squadra potrebbe conquistare la certezza matematica per la Serie A già nella trasferta ad Empoli. Conto alla rovescia è tanto attesa, il sindaco Mastella ha già invitato a festeggiare con responsabilità, senza ripetere le scene di Napoli, e prepara il conferimento della cittadinanza onoraria al patrono Oreste Vigorito, che nella puntata di ieri di 8 gol ha raccontato di una tifoseria capace di vero sostegno. Il calcio è passione. La passione è amore. Le persone che si accalcano in uno stadio, su dei gradoni, sotto l'acqua, sotto la neve, sotto il freddo, il sole, stanno lì per amore. Se chi si rivolge a loro nel momento di sconforto chiede solidarietà e amore, e se chi quando vince si rivolge a loro e partecipa, la passione e l'amore che ha e la vittoria che ha avuto, diventa uno di loro. Vedere la città di Benevento, che è molto bella per la verità, ma anche vedere il calore con il quale il pubblico sannita moltiplica i propri sforzi nel tentativo di soffiare un po' di vento alle spalle dei calciatori, è uno spettacolo bello. E ancora il calcio bello, quello che senti battere il cuore di chi sta in campo e di chi sta giù di spalle. Dunque pronti alla festa, e contestualmente si lavora anche ad un piano di sicurezza adeguato per le manifestazioni di gioia che coinvolgeranno la città. Un programma che sarà messo a punto in un incontro in programma domani mattina in prefettura. Ad Avellino intanto un processo fermo da 4 mesi, ieri l'ennesimo decesso, riesplode il caso Isochimica, l'avvocato Brigida Cesta lancia un appello affinché gli operai e i familiari delle vittime non vengano dimenticati.
Dopo 11 anni il processo Isochimica resta ancora impantanato tra le maglie della lungaggine della giustizia e i ritardi dovuti alla pandemia. Ieri si è registrata l'ennesima vittima della fabbrica dei veleni di Piano d'Ardine. L'avvocato Brigida Cesta lancia un appello affinché operai e familiari delle vittime non vengano dimenticati. Noi avevamo come collegio difensivo delle parti civili, avevamo sottoposto all'attenzione del Presidente del Tribunale, della Procura, del collegio giudicante una richiesta di ricalendarizzazione del processo. Bene, questa richiesta è stata disattesa, si è ritenuto che il processo Isochimica, nonostante avesse una evidente rilevanza sociale, non potesse godere di alcuna deroga rispetto a quelle che erano le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia prima e nei vari protocolli che sono stati stilati dal Tribunale di Avellino in un momento successivo. Questo ci amareggia moltissimo, però avevamo chiesto questa nuova calendarizzazione proprio per dare un'accelerazione ad un processo che di fatto è fermo da quasi un anno. Possiamo dire che il 2019 per il processo Isochimica è totalmente cancellato. Un altro punto su cui si discute da tempo senza alcuna soluzione è il trasferimento del processo da Napoli ad Avellino. Speriamo veramente che si possa nel prossimo autunno dare un impulso diverso a questo processo che evidentemente ha la necessità di avere un'accelerazione e di arrivare almeno ad una sentenza di primo grado. Denigrata e stalkerizzata da due pseudo amici con foto imbarazzanti e minacce sui social anche di morte per i suoi chili di troppo, è la triste storia di una studentessa dodicenne napoletana vittima di una vera e propria persecuzione su Instagram, finita in ospedale qualche settimana fa a causa di una sincope. I due presunti haters, un 14enne e una quasi 14enne, li compirà a luglio, avrebbero attaccato anche la mamma della ragazza che aveva difeso la figlia rivolgendosi ad uno dei genitori dei due giovani. La donna ha presentato una denuncia ai carabinieri. Intanto la Guardia di Finanza celebra il 246esimo anniversario della fondazione, cerimonie ridotte nelle caserme campane. Vediamo. Celebrazioni ridotte a causa dei protocolli anticontagio da Covid-19 in tutta la regione Campania per festeggiare il 246esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Alle cerimonie nelle sedi dei comandi provinciali hanno preso parte i prefetti del territorio. A Napoli celebrazione alla caserma Zanzur con il comandante interregionale dell'Italia meridionale Ignazio Gibilauro e il comandante regionale della Guardia di Finanza Campania Virginio Pomponi. L'emergenza sanitaria cioè messo ad una prova importante che è quella di fronteggiare delle situazioni che non pensavamo di poter dover affrontare. Devo dire che la Guardia di Finanza ha dato prova anche di quella che è la sua efficienza organizzativa. Abbiamo conservato quello che erano i nostri obiettivi tradizionali, quindi la lotta all'evasione fiscale, ma il riciclaggio, la criminalità organizzata, la tutela della spesa pubblica con una lotta agli sprechi. L'abbiamo poi tradotto in quelle che erano le esigenze emergenti da questo periodo emergenziale, quindi siamo impegnati adesso su quello che è forse il fronte più impegnativo e delicato, è quello della prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia che in questo momento è particolarmente vulnerabile. A Salerno il comandante Danilo Petruccelli ha stilato un bilancio operativo del 2019, importanti operazioni per la lotta all'evasione, all'elusione e alla frode fiscale. Il primo dato importante è quello dell'aggressione dei patrimoni accumulati dagli evasori fiscali. Rispetto al 2018, nel 2019 è triplicato l'ammontare dei beni mobili e immobili sottratti agli evasori fiscali. E un altro dato significativo è dato dal numero delle misure cautelari personali. Sostanzialmente abbiamo quintuplicato il dato. E adesso parliamo del caso della caccia alla pantera sulle pendici del Monte Partenio. Sono compatibili le tracce ritrovate tra sul Monte e Sant'Angelo a Scala con quelle di un grosso felino di 80 kg circa. Parlano gli esperti, completata la relazione appunto sulle orme ritrovate a 696 TV, il dottore D'Alessio spiega le orme, le tracce sono proprio compatibili forse con quelle di un grosso felino.
Le impronte ritrovate sul partenio sono fortemente compatibili con quelle di un grosso felino. Lo scrivono nella relazione consegnata stamane ai carabinieri forestali gli esperti chiamati sul caso. Secondo il docente dell'Università Federico II, Orlando Paciello, e il veterinario dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, il dottore Nicola D'Alessio, non si può escludere che ci sia un presunto felino lungo le pendici del partenio. Abbiamo quindi definito che queste orme possono essere, presentano delle peculiarità anatomiche che sono compatibili con un felino di grandi dimensioni. Allora, le dimensioni sicuramente ci fanno escludere i nostri felini comuni. Possiamo ipotizzare un range che va dai 60 agli 80 kg, quindi comunque un animale che può raggiungere anche i 60 cm al garrese, 60-65 cm al garrese. Ora toccherà alla prefettura decidere sul da farsi e non si esclude anche la realizzazione di battute di caccia coordinate sul territorio. Intanto la procura potrà indagare per appurare l'eventuale abbandono dell'animale qualora venisse confermata la presenza del grosso felino. Abbiamo consegnato la nostra relazione ai carabinieri forestali che provvederanno a loro volta a informare appunto chi di dovere. Credo la procura sicuramente e la prefettura saranno gli enti che principalmente verranno coinvolti. Intanto a Benevento, oggi primo consiglio comunale dal vivo dopo il lockdown, in aula via libera la costituzione del subambito distrettuale dei rifiuti. A Benevento primo consiglio comunale dal vivo dopo il lockdown, rifiuti e verde pubblico al centro della riunione consiliare a Palazzo Paolo V, location scelta per consentire il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle misure anti-Covid. In aula il via libera alla costituzione del subambito distrettuale per la creazione del SAD rifiuti. Toccherà ora all'ASEA, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città, provvedere all'elaborazione del piano industriale. Un tassello importante che abbiamo posto oggi in essere perché ci dà la possibilità alla nostra città di costruire appunto il SAD e quindi di cercare di dettare i tempi per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Abbiamo dato mandato all'ASEA di fornirci un piano industriale e quindi di sapere i costi e i ricavi, ottimizzando il ciclo dei rifiuti. Non si placano le polemiche invece per il verde pubblico in città. Ieri il Consiglio ha approvato il progetto che prevede di piantare un albero per ogni nuovo nato, iniziativa con cui, come evidenziato dallo stesso delegato all'ambiente, si punta a rendere la città sempre più green. Ma il provvedimento, secondo gli esponenti del Movimento 5 Stelle, andava implementato con il censimento degli alberi monumentali della città. La legge da cui deriva questo regolamento prevede anche non solo un albero per un nuovo nato, ma un censimento degli alberi monumentali. La nostra posizione quindi è stata quella di astensione, perché questo aspetto, che per noi è importante affinché si faccia un censimento degli alberi di Benevento e che quindi si riconosca la storicità di alcuni, non è stato preso in considerazione. Dall'Assise inoltre via libera il progetto per la realizzazione del ponte sul torrente Serretelli alla contrada Epitafio, nonché ad alcune modifiche al regolamento comunale. Torniamo ad Avellino. Il senatore della Lega Pasquale Pepe ha visitato il carcere di Bellizzi. Troppe criticità e agenti sotto organico. Ha detto ci vuole una politica carceraria più incisiva. Una delegazione della Lega guidata dal segretario provinciale di Avellino, il senatore Pasquale Pepe, ha visitato il carcere di Bellizzi, un incontro per portare la solidarietà agli agenti penitenziari e per constatare da vicino le reali condizioni del carcere irpino. Ci vuole una politica carceraria di alto profilo, di alto livello, dove si va a coniugare l'esigenza di espiare la pena da parte dei detenuti con la sicurezza della polizia penitenziaria. D'altronde qualche magistrato ultimamente ha detto che tantissimi problemi si sarebbero potuti risolvere con la costruzione di altre carceri, cosa che si fa in 448, sia su strutture pubbliche già esistenti, sia realizzando strutture nuove e facendo insistere lì degli istituti penitenziari. Quindi c'è tanto da fare, il problema vero è politico, dove c'è un'assenza totale del Ministro della Giustizia e dove abbiamo visto cose imbarazzanti. Non bisogna nasconderlo, è un momento particolare, che ha visto al centro le carceri italiane durante l'emergenza del coronavirus. Subito dopo abbiamo visto anche le carceri dell'Irpinia, sia questo qui che quello di Ariano, che sono stati interessati da eventi
di infiltrazioni, di telefonini e quant'altro. Quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere non accada mai più, per dire al ministro Bonafede sveglia, perché non ha proferito una sola parola di solidarietà, di vicinanza, di rispetto nei confronti della polizia penitenziaria, e per ribadire una volta per sempre che chi indossa una divisa merita rispetto incondizionato da parte delle istituzioni. Torniamo nel Sannio, dove partiranno prestissimo i lavori per il ripristino dei fiumi che attraversano il territorio della provincia e che vennero danneggiati gravemente dall'alluvione di 5 anni fa. Dopo 5 anni dell'alluvione che devastò Benevento e numerosi centri del Sannio, la provincia di Benevento ha dato l'ok al progetto per la manutenzione dei fiumi con il chiaro intento di evitare una nuova catastrofe in caso di nubifragi come quello della notte tra il 14 e il 15 ottobre del 2015. Si tratta di opere per un valore complessivo di 50 milioni di euro per 31 diversi interventi lungo i fiumi Sabato, Calore, Tammaro e i vari affluenti del Fortore. Una cifra per la quale la provincia chiederà il sostegno di partenariato ad una serie di imprese private che, grazie alla valorizzazione degli inerti che verranno prelevati dalle aste fluviali per abbassarne la quota, si potrà recuperare credito. Proprio questo materiale costituisce una causa di grave e persistente criticità per il territorio. Paradossalmente, infatti, la vecchia legge Galasso del lontano 1985 aveva limitato fortemente i prelievi di materiali nei fiumi al fine di tutelarli, ma invece ne ha aumentato la pericolosità con il passare dei decenni. In caso di precipitazioni atmosferiche eccezionali, infatti, il normale deflusso delle acque viene ostacolato solitamente o impedito proprio dall'accumulo di anni di inerti, creando pericoli. Di qui la necessità di rimuovere il materiale in eccesso e riportare il greto dei fiumi alle vecchie quote. Oltre che ovviamente ricostruire gli argini ormai deformati dal tempo e dagli stessi eventi atmosferici. E adesso parliamo di come si va al mare, applicazioni, telefonate per prenotare, spiagge libere con ingressi a pagamento. Il turismo nei luoghi di vacanza rischia di diventare un vero e proprio rompicapo. Ci si attrezza come si può, provando a venire incontro da un lato alle richieste dei turisti e dall'altro alla necessità di far fronte comunque all'obbligo di garantire la sicurezza sanitaria. Nei comuni costieri della provincia di Salerno la stagione balneare procede però in ordine sparso e se per i lidi la lamentela generale riguarda il rincaro dei prezzi, non mancano problemi soprattutto per l'accesso e la gestione delle spiagge libere. Tra applicazioni e prenotazioni telefoniche riuscire ad orientarsi per i vacanzieri mordi e fuggi non sarà semplice, anche perché ogni comune sta adottando una linea propria. Non solo tecnologia però, la priorità è anche quella di garantire un'adeguata assistenza ai turisti in arrivo che dovranno fare i conti con le nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria sulle spiagge e in generale in tutti i luoghi da visitare. Anche per questo il comune di Capaccio Vestum, meta privilegiata per bagnanti e appassionati di storia, ha inaugurato un nuovo infopoint in vista della stagione estiva. Servizi essenziali per il turismo. Vestum è un po' la rete turistica per tutto il territorio, ma si vuole porre al centro di un territorio vasto, meraviglioso, che va organizzato, perché noi vogliamo essere un distretto turistico, vogliamo essere un territorio appetibile, organizzato, che possa davvero fare da attrattore a nuovi mercati, a vecchi e nuovi mercati, ma vogliamo lavorare in un'ottica nuova di collaborazione, di sinergia sistemica con tutti gli enti, e d'altra parte i protocolli che abbiamo stipulato vogliono essere proprio questo, gli accordi, ma agli accordi devono seguire delle azioni concrete. Questa è un'azione concreta di quelle previste. Da parte mia è tutto, grazie ad Aldo Fenizia in regia, vi lascio le previsioni del tempo. Poi c'è il TG Sport con Carmine Quaglia.